innanzitutto fa piacere ricevere tanti complimenti. Sono giocatore che spesso provo quando sto bene, sono in fiducia, quindi ci è capitato un paio di volte fare questi gol. Poi a Catania, sapendo che erano 44 anni che non si vinceva lì, è ancora più emozionante. Sì, non venivamo da un periodo sicuramente facile. Era stata una vittoria che ci voleva, ci dà comunque fiducia per il proseguo del campionato. E dobbiamo ripartire da queste partite per affrontarne altre come questa con l'approccio giusto e la mentalità giusta. Vabbè, sicuramente giocare contro il Catania è uno stimolo in più per tutti. Poi affrontavamo una squadra che comunque voleva giocarsela, mentre il Bisceglie è una squadra più che si difende, quindi contro di noi, se qualcuno se la gioca, è più facile che noi prendiamo la partita in mano. Sono squadre che vengono qui, sicuramente faranno una partita d'attesa. Dobbiamo gestire i momenti della partita, avere pazienza e cercare di sfruttare qualsiasi errore avversario. No, noi non eravamo preoccupatissimi, ecco, di quello che stava succedendo, perché sappiamo quello che possiamo fare, che lavoriamo bene in settimana per arrivare pronti. Sicuramente, come ho detto prima, giocare contro il Catania è uno stimolo in più per tutti. Eravamo tutti concentrati e si è visto tenendo il campo 90 minuti bene. Sì, può darsi che quello di sicuramente un giocatore deve avere sempre continuità per riuscire a fare bene. Se alternare una partita sì, una partita no, è difficile poi magari prendere in mano la situazione e stare sempre bene. Poi sfrutto ogni attimo che mi dà il mister per dimostrargli che posso giocare anche tutte le partite. No, non è che non è una questione che mi condiziono, no. Però comunque qualsiasi giocatore, se ha continuità, dimostra di più. Quello è. Che entra in condizione, prende fiducia e quindi le cose gli vengono più facili.